Ecco qua i miracoli, ecco qua. Che cosa sono i miracoli? Vedete, cari amici, dal Corriere della Sera, domenica 23 ottobre 2016. Devo precisare il significato della parola miracolo. Miracolo. La parola miracolo deriva dal latino miraculum, miraculum, che vuol dire meraviglia. E a sua volta la parola miraculo deriva da mirare, ammirare. E poi noi alla parola miracolo diamo un significato religioso, ma se stiamo al significato etimologico della parola, la parola miracolo vuol dire soltanto un evento eccezionale, un evento eccezionale, qualcosa da ammirare, da ammirare. Ecco qua, vedete questa signora, questa girl è cieca ed è una campionessa, è cieca ed è una campionessa, capito? È una campionessa, questo è un miracolo. La parabola dell'atleta paralimpica Ariola Dedai, dall'Albania all'Istituto dei Ciechi fino al Bertarelli. Vediamo un po'. Ariola Dedai, 34 anni, un'infanzia povera in Albania, prima della fuga dalla guerra e dalle violenze. Arriva in Italia nel 1998 a 17 anni su un gommone. Ha perso gradualmente la vista, ma giunta da Lecce a Milano è accolta all'Istituto dei Ciechi e qui viene iscritta a un corso di informatica e inizia a giocare a baseball, a ballare, correre e saltare. Dite voi se non è un miracolo, una meraviglia. E continua. Nel 2012 comincia ad allenarsi seriamente in pista e nella pausa pranzo o prima del lavoro e nel 2014 ottiene la cittadinanza e gareggia con gli azzurri, pensate un po' voi, eccetera eccetera eccetera. Ecco, cari amici, questo è un miracolo. Dite voi se non è un miracolo, una meraviglia. Capito? Dobbiamo stare al significato etimologico delle parole, senza allargarsi troppo. A Roma dicono: ah, non ti allarga troppo. Beh. E l'altro, un altro non è, mi pare che si chiami Alex Zanardi. Mi pare che sia privo di gambe e spezza vitalità da tutti voi. Mi pare che si chiami Alex Zanardi. Ditemi voi se Alex Zanardi non è un miracolo, cioè una meraviglia, è una meraviglia. Uno resta allibito, resta allibito. Tanti di noi che hanno le gambe, poi vanno in depressione, sono tristi. Alex Zanardi è rimasto senza gambe a seguito di un gravissimo incidente automobilistico, adesso sprizza vitalità di tutti i pori, mi pare che ha gareggiato anche in Brasile. Questi sono miracoli, cari amici, vedete che bella questa ragazza, pure è bella, guardate quanto è bella, guardate che meraviglia che è, insomma è cieca, pensate un po' voi che spettacolo, miracolo, meraviglia, certo che è una meraviglia, ma vorrei concludere, cari amici miei, sempre alla mia maniera, sempre, perché io sono questo qua, vedete? Chi mi conosce lo sa già, chi non mi conosce quindi lo viene a sapere. E alla mia maniera vorrei concludere, io sono un filosofo stoico e cinico, sono un filosofo di strada, capito? Filosofo cinico, come diceva Platone. Allora, non è un miracolo, cioè una meraviglia, che la Terra giri attorno al Sole, con una precisione da cronometro svizzero, e che la Luna giri attorno alla Terra, la Luna gira
attorno a se stessa, la Luna gira attorno a se stessa. Mentre gira attorno a se stessa, la Luna gira attorno alla Terra. E poi, mentre la Luna girando attorno a se stessa e girando attorno alla Terra, girano insieme attorno al Sole. Ah, Democrito di Abdera, Democrito di Abdera. Tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Ah, Lavoisier, Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ah, vorrei precisare per i giovani appassionati della terra piatta che il miracolo esiste pure se la terra è piatta e sta ferma ed è il sole che gira attorno alla terra, ok? È sempre una cosa meravigliosa, anche per i giovani di oggi. Io ho già dedicato un video alla terra piatta intitolato Terra piatta contro il dominio scientifico, mi pare. Terra piatta contro il dominio scientifico. Il miracolo è pure se la terra è piatta e sta ferma, però c'è il sole che gira attorno alla terra. È sempre una cosa meravigliosa da ammirare, una meraviglia, perché ripeto, il significato della parola miracolo non ha niente a che fare con un santo che fa i miracoli. Il significato, poi gliel'abbiamo dato noi quel significato allargato. La parola miracolo significa solamente meraviglia. Meraviglia, mi pare che sia stato Aristotele ad aver detto che la filosofia nasce dalla meraviglia. Mi pare, sì. Vabbè, cari amici, ma quale caso e necessità? Logos spermaticos, logos spermaticos, logos, 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 la ragione spermatica, creatrice, la ragione, sì, esiste l'energia, un'energia intelligente, cosa volete che vi dica? Ma Max Planck, il grande Max Planck, che ci porta tutti a scuola, Max Planck fa parte della fisica contemporanea, la fisica dei quark. Max Planck diceva che l'uomo non può scoprire il mistero dell'universo, perché l'uomo fa parte di questo stesso mistero, fa parte di questo mistero l'uomo. Ecco qua, guardate, è un miracolo, guardate qua. E cieca, guardate un po', è una campionessa, capito? È una campionessa. Corre, salta, balla. Dai. Ok, cari amici, ricordatevi cosa significa la parola miracolo. È meraviglia. Deriva dal verbo latino mirari, ammirare. Ok, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.